Con il Benevento che ha scontato il turno di riposo, la capolista Sant'Egidio aveva la possibilità di allungare in classifica, ma il Volpe viene fermata dalla Real Salernitana, che pare abbia esonerato mister Rinaldi. Le granate, dopo averne prese 7 nella scorsa giornata, reagiscono in maniera positiva e fermano su 2-2 la formazione di Angri, allenata da due Olivieri De Risi. Di questo pareggio ne approfitta la Virtus Partenope, che aggancia in classifica a pari punti proprio la capolista, battendo con un sontuoso 9-1 la Nocerino, a cui non basta le reti di Capitan Pezzimenti. La truppa di Esposito va in gol con Tocci doppietta, Pechillo, Poker, Lombardi, Esposito e Beningaso. Alla Frattese bastano una rete di Ciccarelli, Carmelli e Damiano per battere la Roma in campionato e salire a quarto posto, scavalcando proprio la Real Salernitana. Torna a successo il Prato e Club, che batte 2-1 l'Irpinia. Alle Avellinesi non basta la rete di Mazza, perché le prateriane vanno a segno con Criscuole avvisato. Vittoria del Sorrento sul Napoli, firmata dalla doppietta dell'ex Cuomo, mentre la domina Neapoli si perde 1-0 lo scontro contro il Napoli di Team, che ringrazia Panico e continua a sperare per l'accesso alla finale, alla fase nazionale primavera, dove lotta con il Napoli per l'unico posto disponibile. Nella 22esima giornata hanno riposato Pontecagnano e Benevento. I risultati: Real Salernitana, Sant'Egidio 2-2, Prato e Club Irpinia 2-1, Virtus Partenope Nocerina 9-1, domina Napoli di Team 0-1, Sorrento Napoli 2-0, Uomo a Campinazzo Frattese 0-2. Riposano Benevento e Pontecagnano. Classifica: Virtus Partenope e Sant'Egidio a 35 punti, Benevento 33, Frattese 28, Real Salernitana 28, Prato e Club 25, Sorrento 16, Uomo a Campinazzo 15, Irpinia Sport 13, Pontecagnano 7, Nocerina 0, partecipano come fuori classifica, domina Neapoli, Senapoli e Napoli d'Intrim. Nel girone Silvia il Pescara fa manita all'Atenese e viaggia verso i playoff, il Fasano riposa ma era già dentro, vince e rimonta la Bellator che batte l'Arcadia Biscivia. Le pugliesi si giocheranno la retrocessione diretta nel duello a distanza con la Roma a Napoli, sconfitto in casa da Città di Falconara. Per la retrocessione deve stare attenta anche la Tinese. Allo Sporting Club Coppa d'Oro mancava un punto per la promozione, ma ne arrivano 3. 2-1 per le ragazze di Loredana Ceccarini contro la Vistifondi, già sicura di chiudere il campionato a quarto posto. Per la seconda piazza sarà duello tra Angelana, sconfitta incredibilmente dalla Virtus Fenice, già retrocessa, e Virtus Ciampino, che ne fa 4 a Borussia. Altre 3 vittorie per 2-1, quelle di FB5 Team Roma con lo Jan Agora, Nazareth con la Salernitana e PMB Roma con la Queens Unic Cusano Tivoli. Ha riposato la Grivan Group. Manca una giornata alla fine dei playoff che vede l'Ottaviano primo con 24 punti grazie alla vittoria per 4-1 sull'America Sport Club. Al successo delle ragazze di Amuno risponde l'Afragil, che ha la meglio per 12-2 su fanalino di coda della Regina Mino. Vittoria anche del Nucera, che batte la Bisaccese e conferma il terzo posto in classifica. Per la promozione è ancora tutto aperto, dove all'Ottaviano basterà anche pareggiare contro la Nucerina, mentre per le Molosse in caso di vittoria potrebbe arrivare addirittura il secondo posto e permettere alla Fragil, che deve battere la Bisaccese, di poter arrivare prima a pari punti con l'Ottaviano. Insomma, ultimi 60 minuti di speranza per le prime 3 in classifica. Nel girone di qualificazione volano spedite per restare in C1 Sporting San Giorgio e Primavera Cavese, che allungano sulle dirette avversarie, mentre nel girone 3 è duello tra Calvi e Sarno. Nel girone 1 la capolista batte 18-3 la Banolana, mentre Futsal Quenini batte di misura 4-3 il progetto per Verdi. Ha riposato la Real Maceratese. Nel girone 2 la Primavera Cavese batte il Royal Teverola per 4-1, mentre il Delfino batte 11-1 in Padula. Ha riposato il Calvi. Regna l'equilibrio nel girone 3, dove nel big match di giornata il Calvi non riesce ad allungare sulla diretta avversaria Real Sarno. La gara si chiude con un bellissimo 6-6, la formazione sarnese si vede agganciare al secondo posto dallo Sporting Partenope Napoli, che sconfigge Roberto Grimaldi per 5-1, chiude la sesta giornata la vittoria del Vulcano sull'Evolution Soccer.